Salve, bentornate e bentornati su GDR per tutti. Dopo gli scorsi tre video dedicati all'ultima bomba, abbiamo pensato di portarvi qui, sulla rubrica del giovedì, dedicata alla nostra personalissima recensione di sistemi di gioco di ruolo, quello che, per certi punti di vista, per noi è il più importante, Savage Worlds. Infatti io e Matteo ci siamo conosciuti ormai praticamente 3 anni fa, proprio ad una sessione di questo gioco in cui io ero il master e lui uno dei giocatori. Sono passati molti mesi da quando quella campagna si è conclusa, ormai potremmo dire quasi un anno, e però ancora oggi annoveriamo Savage Worlds tra i nostri GDR preferiti. Il motivo è presto detto e non dipende assolutamente dalla semplicità di pronuncia del nome, con tutte quelle R che non mi aiuta particolarmente, ecco. Il regolamento di questo gioco è molto semplice e si adatta alla perfezione alle ambientazioni più diverse. Da questo deriva appunto il suo titolo, Savage Worlds, ossia mondi selvaggi. Sostanzialmente il sistema presenta al master degli esempi, da cui può partire per creare i propri elementi homebrew o che può adattare e usare nella sua campagna. I fondamenti del gioco sono, oltre ai modificatori razziali, i vantaggi e gli svantaggi, ossia delle qualità positive o negative del personaggio che vi aiuteranno nell'interpretazione dandovi capacità e incapacità uniche. Per quanto riguarda i dadi, oltre che a determinare successi e fallimenti di un'azione, serviranno anche a tenere traccia dei vostri avanzamenti di livello. Non si sale appunto di livello come su un D&D, però non ci dilunghiamo troppo su questo. Comunque, ogni statistica del PG sarà indicata da un dado che varia da un minimo di un D4 a un massimo di un D12. E a seconda del dado che avrete, sarete più o meno bravi, esperti in quella determinata statistica. E appunto, salendo di livello, otterrete dei punti spendibili per migliorarvi in uno specifico ambito, ad esempio dal D4 al D6, dal D6 al D8 e così via. Insieme al dado della statistica si tira anche un D6, il cosiddetto dado del destino, che può aiutarvi ad avere successo. Infatti tra i due risultati si considera sempre il migliore. Infine, ogni giocatore ha 3 gettoni a sessione, chiamati Benny, che può spendere per ripetere un tiro. Io ad esempio ho sempre fatto usare le fish, quelle che si utilizzano normalmente per il poker. Devo dire, molto utili per segnare i Benny, no? Siete liberissimi di usare altro. Io la prima volta ho usato dei maccheroni. A posto. Comunque, questi Benny fanno sostanzialmente ritirare un tiro, quindi sono esattamente come l'ispirazione a D&D. Tra l'altro, assegnare Benny extra è un ottimo modo per il master di premiare i giocatori che hanno compiuto azioni interessanti e hanno ruolato bene. Generalmente la soglia di successo, che però può essere alzata o molto più raramente abbassata dal master a seconda delle situazioni, è 4. Ciò vuol dire che su uno degli due dadi, dado del destino e dado principale, dovrete fare 4 o più. Se però su uno di questi dadi otterrete il risultato massimo possibile, ad esempio 4 su un D4, 6 su un D6 e così via, dovrete ritirare il dado e aggiungere il nuovo risultato a quello precedente. Quindi tirate il D6, fate 6, ritirate, fate 5, il risultato è 11. Questo può avvenire un numero potenzialmente infinito di volte. Siamo testimoni di una giocatrice che una volta ha tirato qualcosa come 50 o anche di più. Era un 47, se non mi ricordo male, comunque un tiro altissimo. Tra l'altro la giocatrice protagonista di quel tiro sarà presto ospite del nostro canale. Restate sintonizzati per saperne di più. Insomma, avrete capito che se nel caso dell'ultima bomba la mortalità era piuttosto alta, qui non lo è affatto, almeno nelle regole base. I personaggi saranno delle vere e proprie forze della natura, che rende questo gioco molto adatto per campagne avventurose in stile Indiana Jones o Star Wars. Però non fatevi assolutamente limitare dalle nostre parole. Savage Worlds può dare il massimo anche
in avventure narrative in cui i personaggi non combattono mai, in cui magari i giocatori interpretano bambini, animali, nuvole, pianeti, tostapani, più da betta. Fate gli scherzi, potete letteralmente inventarvi di tutto, il limite sta solo a voi stabilirlo, ovviamente, insieme ai vostri giocatori. Parliamo ora del reparto acquisti. Ovviamente vi ricordiamo che nessuna delle nostre recensioni è per ora sponsorizzata da qualcuno, quindi prendete il tutto come una chiacchierata tra amici. Le edizioni principali di Savage Worlds sono due, la Deluxe Edition e l'Adventure Edition. Sono sostanzialmente lo stesso gioco, con varianti quasi indifferenti. Quello che volevo dirvi inoltre è che questo gioco è riuscito a vincere il gioco di ruolo dell'anno nell'anno 2014, quindi comunque non vi stiamo parlando di un gioco sconosciuto. Io, a differenza di Francesco, ho giocato ad entrambe le edizioni e la mia preferita, per via di quelle varianti quasi indifferenti, è l'Adventure, che avrete visto anche come thumbnail del video. Ci sono poi le espansioni, o meglio, i moduli di ambientazione, che sono tantissimi, ovviamente, e sono sia ufficiali che fan-made. Noi non li abbiamo provati tutti, ma anche perché io soprattutto preferisco creare i miei mondi selvaggi, ma in futuro ve ne parleremo senz'altro. Riguardo alle espansioni, almeno per quello che abbiamo potuto vedere, la versione di Savage più compatibile con esse è la Deluxe, perché essendo più vecchia ne sono uscite di più, però anche con l'Adventure non è difficile poi adattarle ad essa. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se così fosse vi invitiamo a mettere un mi piace, a condividerlo e se vi interessasse restare aggiornati sulle prossime uscite ad iscrivervi al canale. Inoltre, se volete potete proporci il prossimo sistema da recensire qui sotto nei commenti, nei limiti delle nostre possibilità e della mia pessima memoria, vi accontenteremo. Grazie per la visione e alla prossima!